Buongiorno a tutti e benvenuti in Casa Facile Felice. Oggi prepariamo le castagne sciroppate. Per ogni chilogrammo di castagne già pulite e pronte per la cottura, utilizzeremo uno sciroppo fatto con 1 chilo di zucchero e 1,1 litro di acqua. A piacere possiamo utilizzare un pezzetto di cannella per lo sciroppo e il succo di un limone per mantenerlo limpido. Procederemo in questo modo. Sbucciate le castagne. Prepariamo lo sciroppo versando l'acqua in una pentola. Aggiungiamo lo zucchero, e mescoliamo. Mettiamo sul fuoco e facciamo bollire dolcemente per almeno 10-15 minuti. A piacere potete mettere una bacca di vaniglia piuttosto che un pezzetto di cannella. Quando lo sciroppo comincerà a bollire, aggiungete il succo di limone. Se è necessario, schiumate lo sciroppo. Mettete le castagne in una pentola e coprite con abbondante acqua. Mettete sul fuoco e portate ad ebollizione. Fate bollire dai 5 ai 7 minuti in base alla grandezza, in modo da poter togliere facilmente la pellicina. Quando sarà trascorso il tempo, prendete un po' di castagna alla volta e togliete le pellicine. State attenti a non scottarvi. Una volta che le avrete pulite, anche della pellicola, mettete le castagne nei vasetti. Anche quelle rotte possono essere sciroppate. Versate nei vasetti lo sciroppo bollente fino a coprire completamente le castagne. Vi ricordo che i vasetti vanno sterilizzati e tenuti al caldo. Chiudete subito i vasetti e girateli sotto sopra. State attenti a non scottarvi. Tenete sotto sopra per 4-5 minuti, dipende dalla grandezza del vasetto.
Quando avrete rivoltato i vasetti, aspettate che si siano raffreddati e poi li ponete in dispensa, in un luogo fresco ed asciutto. Quando le castagne si saranno impregnate di sciroppo e saranno discese sul fondo del vasetto, allora potranno essere consumate. Diciamo che ci vorrà all'incirca un mese. Così preparate, le castagne si conservano per più di un anno. Una volta aperto, il vasetto va tenuto in frigo e consumato entro 2 mesi. Per queste ed altre preparazioni vi aspettiamo sul nostro sito Casa Facile Felice. Arrivederci alla prossima ricetta!